Signore e signori, ben ritrovati. Abbiamo due video da proporvi. Il primo, istituzionale, dell'ASVIS. A voi. Festival della sostenibilità, l'agenda 2030 nella Puglia delle 100 masserie. È un Polifemo Eventi speciale che si sta occupando di questa iniziativa, di questa manifestazione, di questa serie di eventi in due giorni che riguardano il comune di Crispiano 8 e 9 ottobre. Siamo con il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Una manifestazione che vuole sensibilizzare, ma vuole fare anche il punto sulla situazione, lanciando delle idee, una progettualità, perché la sostenibilità non sia soltanto uno slogan, attraverso il coinvolgimento di tutti, soggetti istituzionali, associazioni e quant'altro. Sì, un festival che abbiamo voluto fortemente, fa parte degli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS e continua un po' il percorso che abbiamo cominciato come amministrazione, ma che ha cominciato già questo territorio. Voglio ricordare che per esempio l'associazione Wi-Fi di Crispiano è stata la prima a iniziare questo Festival dello Sviluppo Sostenibile con ASVIS, proprio con una bellissima iniziativa 3 anni fa, pre-pandemia. Noi abbiamo, adesso che finalmente la situazione ce lo permette, voluto davvero inaugurare questa 2 giorni mettendo al centro i temi della sostenibilità, dell'Agenda 2030 e del BES, e con tutto quel partner di istituzioni, ma anche e soprattutto di stakeholder sociali, con cui vogliamo scrivere l'agenda di azione locale per il Comune di Crispiano. Il Comune di Crispiano è il primo comune ad aver aderito alla rete dei comuni sostenibili e proprio grazie al loro aiuto, che è una spin-off proprio di ASVIS, possiamo pensare di costruire questo vero e proprio, questa roadmap per la sostenibilità insieme a tutti gli attori del territorio. Una serie di eventi, perché la 2 giorni è strutturata attraverso vari momenti, vari capitoli di questo libro, mi passi questa espressione, attraverso, come si legge qui, tavole rotonde, interviste, mostre e concerti. Oserei dire una sostenibilità partecipata. Una sostenibilità partecipata, mi piace molto questo termine, Luigi, ma anche e soprattutto un modo diverso di comunicare l'importanza dell'Agenda 2030 attraverso anche le arti e quindi la mostra del noto artista Franco Farina, che ha voluto fare una mostra di scarti, cioè di opere d'arte create da materiale riciclato, in un luogo simbolico, cioè il centro comunale di raccolta, un'opera straordinaria che invito tutti quanti a vedere fino al 28 di ottobre proprio presso il centro comunale di raccolta, ma anche concerti con l'esibizione per la prima volta dell'orchestra Life Puccini, cioè dell'organizzazione Team Life Project insieme all'Accademia Musicale Puccini, che hanno inaugurato, e l'Istituto Severi, Comprensivo Severi di Crispiano, che hanno cominciato proprio da qui, dal Festival della Sostenibilità, la prima iniziativa di questa orchestra giovanile che vuole costruirsi proprio intorno alla musica fatta, mettendo sempre al centro i temi della sostenibilità. Stasera avremo anche Mario Rosini con un bellissimo concerto e poi tavole rotonde con ospiti illustri, importanti, dal sottosegretario al MITE, l'onorevole Ilaria Fontana, che purtroppo per motivi istituzionali non è potuta essere qui di persona, ma ci ha mandato un bellissimo video saluto, ma avremo anche l'assessore regionale Pentassugli, abbiamo avuto l'onorevole Cassese, l'onorevole Rosa D'Amato, europarlamentare di questo territorio, il consigliere Grazia Di Bari, delegata al turismo, abbiamo parlato di turismo sostenibile nelle 100 masserie, il vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casile, anche agronomo, che ci ha parlato proprio dell'importanza della sostenibilità in agricoltura, e Luca Lazzaro, presidente del GAL Magna Grecia e anche presidente di Confagricoltura Puglia. Stasera ci verranno a trovare anche il senatore Mario Turco, il
insieme appunto all'assessore regionale Pentassuglia e Alessandro Broccatelli, che è il vicepresidente dell'Associazione Rete dei Comuni Sostenibili, che ci consegnerà anche la targa come comune sostenibile. E infine due sponsor di questa manifestazione, il presidente Emanuele Di Palma della BCC di San Marzano, che ci ha dato un contributo proprio per questa iniziativa, perché la loro banca, che è anche tesoreria del comune di Crispiano, fa della davvero molto vicina a queste iniziative, a tutti questi temi. L'abbiamo visto per il capoluogo ionico, ma per altri comuni della nostra provincia. Cioè, è bello che la banca non sia solo un fatto finanziario. È molto importante ed è anche un motivo per cui poi tante persone si fidelizzano con queste realtà finanziarie, che sono in ogni caso indispensabili. E anche il cavalier Michele Vinci di Crispiano, che però ormai è da tanti anni che vive a Bari, è titolare del presidente della MASMEC, un'azienda conosciutissima in Puglia e non solo, che fa dell'innovazione e della sostenibilità anche un suo punto di forza. Ecco, Sindaco, lo sforzo locale attraverso l'impegno degli enti, delle associazioni, diciamo la base. Dall'altro lato però le grosse decisioni si prendono altrove, si prendono sui tavoli romani. Come far sì che a Roma arrivi, diciamocelo, il grido di dolore di Taranto? La vicenda Ilva è nota e arcinota. Ne parleremo questa sera con l'ospite in onore della serata, Luigi, che è il professor Livio De Santoli. Livio De Santoli è prorettore dell'Università La Sapienza di Roma, esperto di energia e ambiente, collega del premio Nobel Giorgio Parisi, a cui noi stiamo anche mandando tramite il professor De Santoli una targa di riconoscimento da Crispiano direttamente, e un professore che ha anche scritto il progetto dell'Hydrogen Park, una soluzione alternativa a quella che è il dramma, diciamo, dell'acceleria che noi conosciamo bene. Io però sostengo sempre che noi dobbiamo concentrarci sulla riconversione, sulle alternative, perché il problema dei problemi sul nostro territorio non lo risolviamo da Crispiano, non lo risolve il sindaco di Crispiano, non lo risolvono i cittadini crispianesi. Lo possiamo risolvere pensando innanzitutto a creare alternative sul nostro territorio, e in automatico prima o poi questo bubbone dovrà arrivare a determinazioni diverse da quelle che sono quelle che oggi purtroppo ci fanno vivere in questa contraddizione perenne. Progetti e idee a cura delle scuole e delle associazioni, è questo il primo dibattito, il primo incontro del pomeriggio di sabato 9. Siamo con la professoressa Sabrina Lepraro, che è il dirigente scolastico dell'Istituto Severi. Beh, le scuole cosa possono fare in questa sfida per la sostenibilità? Certamente una funzione di educazione, di formazione, di informazione, proprio nel senso etimologico. Informare vuol dire anche formare le coscienze di chi sta crescendo, di chi si sta appunto affacciando al mondo. Sì, giustamente diceva, il compito delle scuole è quello di formare. Una delle priorità è la sensibilizzazione sull'argomento dell'Agenda 2030, su alcuni goal nello specifico che riguardano la scuola. In particolare abbiamo l'obiettivo istruzione di qualità, l'obiettivo 4, che richiama proprio la scuola ai suoi doveri istituzionali. Quindi la scuola forma non soltanto su argomenti specifici, ma anche con forme pratiche, ad esempio attraverso la partecipazione a questo festival della sostenibilità,
Ieri sera abbiamo portato la Severi, quindi le famiglie, gli studenti, a essere consapevoli di tutte le iniziative che abbiamo realizzato. Nello specifico, per esempio, la Severi in termini di sostenibilità ha recuperato tutte le aree esterne, le ha ridipinte, le ha rese proprie e le ha condivise in un clima di armonia, di colore, anche perché i nostri studenti avevano bisogno di un ritorno alla normalità. Ai colori della vita, della socialità. Della socialità, che è uno degli obiettivi del piano estate del Ministero dell'Istruzione, quindi il nostro compito come dirigenti e soprattutto come rappresentanti dello Stato italiano è, diciamo, nello specifico quello di recuperare anche la dimensione della socialità attraverso questo servizio di informazione e formazione anche sulla dimensione della sostenibilità. Beh, come detto dalla dirigente scolastico, la funzione della scuola è quella di formare e di informare, e allora era giusto, doveroso, indispensabile sentire loro, i protagonisti, gli studenti, e siamo appunto con alcuni studenti dell'Istituto Severi. Come ti chiami? Allora, io sono Matteo Scialpi, della terza C della scuola Severi. Quanti anni hai? 13 anni. Quindi giovanissimo, piccolissimo. Beh, un tema grande, però in che modo cerchi di, così, di metterti a disposizione, di crescere per un mondo migliore, ecosostenibile? Il mio obiettivo è trovare risposte a quello che cerchiamo. Io provo a cambiare quello che posso, come tutti gli altri. Il tuo piccolo, diciamo, nel quotidiano, nella vita di ogni giorno. Ci provo e spero di farcela per quello che posso. E da uno studente a due studentesse. Vi chiamate? Angelica 40, della seconda G. Anni? 12. Io sono Martina Volpe, della terza D, e ho 13 anni. Beh, vedete, l'età è tenerissima, sono giovanissimi, però è importante, perché proprio a questa età incomincia a formarsi la personalità, la coscienza, e quindi è importante puntare su una coscienza rispettosa dell'ambiente in ogni sua forma. Allora, io cerco di impegnarmi nel mio piccolo facendo dei piccoli gesti per l'ambiente, e mi impegno anche molto a scuola per poter trovare un futuro migliore per me e per tutti gli altri. Ecco, diceva la tua collega, molte volte noi giustamente chiediamo le grandi svolte, la questione di affrontare la questione ex Ilva e quant'altro, però il nostro dovere dobbiamo compierlo nelle piccole azioni quotidiane. È un po' una semina che facciamo, tanti piccoli gesti, tanti granelli di sabbia servono a dar vita ad un mondo migliore, rispettoso di madre natura. Infatti, giustamente come le ha detto, ognuno di noi, se nel nostro piccolo tutti quanti facciamo qualcosa, sicuramente riusciremo ad avere il risultato che vogliamo ottenere. Magari anche possiamo, faccio un esempio banale, per l'inquinamento anche magari cercare di non utilizzare tanto le macchine, oppure anche andare negli autobus, per dire, non buttare le carte a terra. Sono piccoli gesti che comunque hanno il loro valore. Poc'anzi abbiamo parlato con il sindaco degli sforzi che un'amministrazione può fare, ma una singola amministrazione, il singolo ente civico non basta, occorre un'azione sinergica, coesa, una
rete di comuni sostenibili. Sindaco, per questo abbiamo qui Alessandro Broccatelli, che è appunto il presidente della rete dei comuni sostenibili. Come a dire, sindaco, non siete soli, ci sono tanti comuni di buona volontà. Sì, assolutamente, noi siamo onorati di avere il vicepresidente qui Alessandro Broccatelli, che con cui insieme abbiamo vissuto già una bellissima 3 giorni alla scuola di formazione per le amministrazioni con la scuola Sant'Anna di Pisa a Roma, unitamente alla festa delle città. E con la rete dei comuni sostenibili noi contiamo appunto di averli a fianco per scrivere questa agenda di azione locale per Crispiano, che deve essere la roadmap per la sostenibilità per eccellenza. Vicepresidente, allora illustriamo l'essenza e l'attività di questa rete, certamente indispensabile perché, come si suol dire, l'unione fa la forza. Allora, intanto un saluto del presidente Valerio Lucciarini, che oggi non è potuto venire, che rappresenta, diciamo, in maniera importante questa nostra volontà di accompagnare il comune di Crispiano. E innanzitutto vanno fatti i complimenti al sindaco, che ha dedicato addirittura un festival della sostenibilità, che non è un'azione da poco. Questa sarebbe la prima azione di una roadmap per una pietra miliare di un lungo percorso. Il sindaco, diciamo, con una sua visione di valori, impronta un festival della sostenibilità a Crispiano, che vuol dire che fa parte a pieno titolo di un comune virtuoso di questa rete, che mette in primo piano questi valori della sostenibilità. Ora, dal festival alle azioni concrete, noi avremo molto piacere di accompagnare il comune di Crispiano nell'essere protagonista di questa agenda locale della sostenibilità, che sarà fatta di azioni concrete, anche minime, perché non c'è bisogno di cambiare il mondo facendo proclami universali. Cioè, per cambiare comportamenti e per rendere una comunità sostenibile bisogna partire anche da piccole azioni, e questo ci pare, diciamo, un primo modo di dare vicinanza, concretezza e sostegno a questa bellissima iniziativa. Project Life Team con il suo presidente Pier Giorgio Farina, un percorso di cittadini, di realtà del territorio che intendono dialogare con gli enti e cooperare, agire sinergicamente con gli enti, con le istituzioni, avendo questa così cometa, questa guida, questa stella polare chiamata sostenibilità. Vediamo come il vostro team opera ogni giorno. Sì. Appunto, è un team, non è ancora un'associazione. Io mi onoro di rappresentarla come diciamo proponente dell'idea iniziale, che è nata, devo dire, in un'associazione tarantina molto molto importante e seria, l'Azzati, e che poi ha trovato gambe anche presso Crispiano. È un impegno civico, culturale e soprattutto tutto è un'avventura che alcuni cittadini insieme agli enti locali e ad altre associazioni sul territorio hanno pensato di intraprendere per sensibilizzare ancora di più ai temi dell'Agenda 2030, che è un impegno preso da 193 nazioni solenne, sottoscritto all'ONU, e che vede veramente tutto il pianeta impegnato in questa attività di recupero del pianeta e delle relazioni soprattutto tra le persone, che sono forse inquinate almeno quanto il pianeta. L'idea peculiare di Life Project Team, Life, ecco, ci tengo a dire, è una vita, però è doppia L, quindi è una
acronimo che vuol dire life and love, sia vita che amore. Che possono e devono coincidere. Infatti is forever, ife vuol dire is forever. Devono essere assolutamente per sempre, per sempre, se sono insieme, e devono garantire a tutti le stesse condizioni di vivibilità e di sostenibilità. Perché cosa significa sostenibilità? Sostenibile è ciò che noi riusciamo a dare nella stessa misura in cui noi abbiamo anche ai nostri figli, a chi viene dopo di noi. Ecco perché abbiamo questo obbligo. In Life Project Team l'abbiamo preso questo obbligo da trasmettere attraverso le forme artistiche, ecco, la musica prima di tutto. Ecco perché ieri sera abbiamo tenuto a battesimo proprio qui a Crespiano, presso il Teatro Comunale, grazie alle cooperazioni con l'amministrazione comunale, con l'assessorato alla cultura, all'ambiente, ma anche con la scuola media Francesco Severi e l'Accademia Musicale Puccini, sempre di Crespiano, abbiamo varato un'orchestra giovanile che avrà soprattutto questo compito: parlare di agenda 2030 attraverso la musica, attraverso l'arte. L'assessore Aurora Bagnalasta, assessore alla cultura, ai servizi sociali, alle pari opportunità e allo spettacolo. Beh, alcuni settori come la cultura, come appunto lo spettacolo, che sono fondamentali in un discorso, come dire, di crescita e di formazione sinergica. La cultura deve formare ai valori della sostenibilità, idem dicasi per i tanti messaggi che possono e devono partire dal mondo dello spettacolo. Sì, in realtà diciamo che la cultura abbraccia pienamente quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 di cui stiamo qui a parlare grazie a questo Festival della Sostenibilità. In realtà diciamo che anche come ruolo di assessore ai servizi sociali mi piace pensare di creare un parallelismo con la cultura e quindi di andare a metafora con quelle che sono, con quella che è l'idea per esempio del riciclo, del riuso. Noi durante questo Festival della Sostenibilità abbiamo tenuto a battesimo una mostra, che è una mostra molto particolare e che si chiama Scarti, di un noto artista di Ostuni, si chiama Franco Farina. Lui prende materiale in disuso preso nei centri di raccolta, li riutilizza e ne fa opere d'arte. Quindi hanno una nuova vita, una seconda vita. Esatto. In questo caso, ecco, la metafora dov'è, secondo me? È proprio nell'idea di sostenibilità della persona, cioè anche le persone, soprattutto quelle che si approcciano con i servizi sociali, che sono generalmente utenti in difficoltà, soprattutto dopo questo periodo di lockdown, di fermo economico, lavorativo, che ha messo veramente sotto pressione le persone, mi piace pensare in qualche modo che anche loro possono avere una seconda possibilità di vita e quindi in qualche modo il Festival della Sostenibilità diventa in questo caso un motivo principe per la sostenibilità sociale, che è alla base di tutti quelli che sono i 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Beh, tra una riflessione e l'altra, uno spunto e l'altro, un dibattito e l'altro, emerge sempre il ruolo della formazione, ruolo rispetto a cui le scuole sono, come dire, istituzionalmente preposte e deputate. Siamo con la professoressa Rosaura Di Giuseppe, che è dirigente dell'Istituto Alberghiero Elsa Morante di Crespiano. Ecco, la realtà scolastica da lei diretta in che modo si sta muovendo ai fini della formazione diretta, mirata alla sostenibilità?
Allora, salve, innanzitutto la scuola già da tempo ha intrapreso percorsi legati all'Agenda 2030 e alla sostenibilità. Noi siamo un istituto alberghiero per i servizi enogastronomici e l'ospitalità alberghiera, quindi abbiamo nel cuore proprio la sostenibilità, l'alimentazione, la cura, l'accoglienza, la comunicazione non violenta. Una particolare sensibilità a queste tematiche. Sì, di base, ecco, in modo ci costituiamo. No, nell'essenza. Esatto, sia per quanto riguarda l'aspetto legato alla cucina, quindi all'alimentazione, alla cura sia del tipo di alimentazione, che ovviamente a stare attenti allo spreco, no? E anche a tutto il discorso legato alla valorizzazione, alle partnership con il territorio. Adesso in buona sostanza la cosa fatta, legata anche ad altri provvedimenti ministeriali, è il curriculum dell'educazione civica, che intercetta diversi aspetti legati alla sostenibilità e legati comunque in generale all'Agenda 2030, no? E che mette insieme discipline differenti attorno ad un cuore. E la cosa più importante che riusciamo a fare legata alla sostenibilità è l'organizzazione, l'attivazione di attività all'interno delle quali i ragazzi sono protagonisti attivi, perché loro le organizzano, le gestiscono, riflettono su tutta la filiera, no? Dal primo momento, insomma, dall'intercettazione del prodotto o dell'organizzazione dell'evento, anche attraverso percorsi di educazione finanziaria, no? Si allarga un po' il concetto di sostenibilità, non è legato solo ed esclusivamente all'aspetto che, insomma, in prima istanza ci viene in mente, ma abbraccia un po' settori differenti, e quindi hanno modo di sperimentarsi. Se avrete avuto modo di vedere, in sala ci sono i ragazzi dell'accoglienza, quindi loro arrivano, accolgono all'interno di questa manifestazione, all'interno di altre manifestazioni, e prima c'è tutta una fase di preparazione, no? E quindi siamo direttamente coinvolti sia rispetto ad iniziative legate al territorio, e questo diventa una buona occasione per fare esperienza concreta e diretta di vita. Ecco, questo dovrebbe essere. Beh, li abbiamo chiamati in causa con la dirigente, la preside dell'istituto alberghiero, ed ecco, sono loro i protagonisti. Li vediamo intenti nello svolgimento della loro attività, della loro funzione di accoglienza. Siamo proprio qui, infatti, all'entrata, all'ingresso del teatro comunale. Allora, vediamo come sta andando questa esperienza odierna, ma ancor più questa esperienza in ambito, appunto, di formazione alla sostenibilità. Ti chiami? Melissa La Rocca, ho 18 anni. 18 anni, benissimo. Allora, le tue impressioni su questa sfida, una sfida innanzitutto di coscienza che tutti insieme, partendo dalle scuole, dobbiamo compiere. Penso che sia un bellissimo progetto, e la manifestazione che c'è stata già anche ieri è stato un momento molto formativo per quanto riguarda la persona, quindi penso che bisogna continuare su questo percorso e andare avanti. E passiamo a un altro studente, appunto, che rappresenta qui l'Istituto Alberghiero nella sua funzione, come detto per la collega, nella sua funzione di accoglienza. Lo dicevamo con la preside, proprio l'ambito, il settore alberghiero è, come dire, fisiologicamente predisposto verso una visione di sostenibilità. Sì, allora, mi chiamo Antonio Oliva, io ho 18 anni e frequento la quinta B del settore accoglienza turistica. Penso che questa è una grande opportunità per noi studenti, soprattutto per affacciarci in un mondo di cui ancora non facciamo parte, che è quello del lavoro e quello della politica e di questi eventi socialmente importanti. La sostenibilità è un tema molto fondamentale. Abbiamo, come dire, permette ai ragazzi di capire quanto è importante proteggere l'ambiente per noi stessi e per le future generazioni. E niente, ovviamente questa sera avremo l'opportunità di vedere personaggi importanti
e di imparare e crescere da questa esperienza. Angelo Consoli, direttore dell'ufficio europeo di Jeremy Rifkin, tante sfide miranti al rifiuto zero, all'impatto zero. Parliamo di questo percorso che certamente è un percorso futuribile, ma che evidentemente già la semina, la progettualità deve partire, o meglio, è già partita da oggi. Con quali prospettive? Non tanto futuribile, perché per esempio a Taranto c'è già un progetto che si chiama Taranto 3.0 che abbiamo fatto col Parlamento Europeo, con l'onorevole Rosa D'Amato, in cui si parla di come riconvertire non l'Ilva, ma Taranto, come riconvertire l'economia tarantina. Una visione d'assieme. Una visione d'assieme, ma per la città, non per un'industria in particolare. La nostra idea di fondo è che, come dice Jeremy Rifkin, la transizione ecologica è una grande occasione non soltanto per pulire il pianeta, per ridare all'ambiente un ruolo e alla razza umana una possibilità di sopravvivenza, ma è anche una grandissima occasione di redistribuzione della ricchezza, perché il nostro modello energetico, quello basato sull'energia del sole che è a disposizione di tutti, è un modello ad altissima intensità di capitale e a bassa intensità di profitti, per cui i soldi non vanno a finire sempre nelle solite tasche, da moltissimo a pochi a dare pochi, un po' a tutti, e questa redistribuzione della ricchezza a Taranto si può fare riconvertendo le attività economiche della città, prescindendo dall'Ilva, che potrebbe essere aperta, potrebbe essere chiusa, non appartiene alla cultura tarantina, non appartiene alla cultura millenaria, alla Taranto spartana, appartiene a un mondo industriale che dagli anni 60 in poi ha fatto un po' come gli pare dappertutto, oggi è finita. Jeremy Rifkin spiega nel suo ultimo libro che l'economia fossile è diventata addirittura più costosa dell'economia rinnovabile, quindi fare le rinnovabili oggi e che hanno un'altissima intensità occupazionale significa anche spendere di meno. Perché non farlo allora? E quindi non riconvertire tutta la città di Taranto a questa nuova economia che è compatibile col turismo, è compatibile con l'enogastronomia e con tutte... La cultura, l'agricoltura, le vocazioni diciamo naturali del territorio. Esatto, esatto. Un relatore di assoluto rilievo, il professor Livio De Santoli, che è appunto prorettore dell'Università La Sapienza di Roma per le politiche energetiche. Professore, lei conosce perfettamente la realtà di Taranto, quella dell'ex Ilva, la produzione a carbone e i vari sforzi che si stanno facendo per metodiche di produzione alternative. Non sappiamo fino a che punto queste varie così ipotesi sono praticabili, soprattutto la tempistica, questo ci interessa, visti appunto i drammi ambientali e sanitari che la realtà tarantina vive. Lei si è molto soffermato nei suoi studi, nei suoi approfondimenti si è soffermato sull'idrogeno verde. Ecco, cerchiamo di capirne di più, quale potrebbe essere la via alternativa, e anche considerando appunto i tempi, diciamo, dalla fase di progettazione, di sperimentazione a questa auspicata, benedetta attuabilità. Allora, intanto il problema di Taranto è un problema complesso, molto complesso, che si riflette in una multiforme difficoltà nell'affrontare in maniera organica il problema fondamentale che è l'Ilva. A mio modo di vedere però non bisogna cadere nel tranello di lasciar perdere tutta una serie di attività propedeutiche
con la scusa che non siamo pronti. Noi siamo pronti a fare tutto, basta volerlo. È una volontà di tipo politico probabilmente, non tecnologico. L'idrogeno in sé, la tecnologia, diciamo, dagli strumenti, poi la politica deve prendere le decisioni. Esatto, dovrebbe prendere le decisioni. Ripeto, adesso senza entrare magari troppo in una problematica troppo complessa per poter svilupparla in pochi minuti, parlando invece solamente dell'idrogeno, che già di per sé stesso è un bel asset, l'idrogeno deve soddisfare due o tre requisiti fondamentali per cominciare a parlarne. Principio numero uno: deve essere un idrogeno verde, cioè deve essere un idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. Coloro i quali dicono che in questo momento tale forma di idrogeno non è competitiva, noi rispondiamo: se mai cominciamo, mai sarà competitiva. Quindi occorre da subito cominciare con determinate come posso dire, convinzioni tali da poter far vedere che anche idrogeno verde è tecnologicamente una soluzione praticabile. I soldi per poterlo fare, per poter cominciare una serie di attività, ci sono. Ci sono perché l'Europa parla di idrogeno verde, il PNRR parla di idrogeno verde, occorre solamente mettere insieme le varie forze per un progetto coerente e unitario. Progetto coerente e unitario che comunque è facilitato dal fatto che l'idrogeno deve essere sviluppato in queste valli dell'idrogeno, delle valli all'interno delle quali si mettono insieme tutte le varie problematiche, dalla produzione verde, ripeto, che deve essere verde, alla trasformazione e soprattutto all'utilizzo, senza dimenticare l'aspetto, a mio modo di vedere, più importante, che è quello della informazione e della formazione sull'idrogeno, visto che si sta aprendo un mondo davanti, un mondo molto importante, soprattutto per i giovani. Qua oggi avremo dei dibattiti con le scuole. Con le scuole. Occorre inventarsi delle professioni, occorre inventare, quindi gettare il cuore oltre l'ostacolo, delle formazioni, che sono progetti anche didattici. Tutta questa roba che deve essere, e questo è il secondo principio, unitariamente ricompresa in un'unica strategia, deve essere messa in piedi. La Puglia è una regione che da questo punto di vista si sta dando molto da fare. Taranto è una provincia che necessita di dare risposte concrete a una problematica che si chiama genericamente decarbonizzazione, ma che a Taranto si declina in maniera precisa, no? Eliminazione di un mondo che ormai è passato. Ecco, professore, mi sono sempre domandato, ma questa struttura dell'Ilva, la fabbrica dell'Ilva, che risale agli anni 60, che certamente è obsoleta, ma fino a che punto, come dire, può prestare il fianco ad una rivoluzione copernicana nell'ambito della tipologia di produzione? Cioè, mi sono molte volte domandato, ma non è che c'è il rischio, passatemi la metafora, di voler mettere un impianto a gas, un impianto a metano, a GPL, ad una Topolino? Perché l'età media di vita, no? la vita media di uno stabilimento è di 40 anni, qui siamo già a oltre 60, quindi fino a che punto queste tipologie di queste diverse tipologie di produzione possono essere adattate a uno stabilimento che oggi letteralmente è un catorcio che sta crollando a pezzi? Allora, qua c'è da fare un discorso molto importante e molto serio, che è, se pensiamo, ritorno sull'argomento dell'idrogeno, che è l'argomento di cui mi sono occupato in questi ultimi mesi facendo un piano per la provincia di Taranto. Se noi pensiamo che con l'idrogeno possiamo risolvere tutti i problemi dell'Ilva, siamo fuori strada. L'idrogeno non può da solo risolvere i problemi dell'Ilva. L'altra domanda è: ma allora si possono risolvere questi problemi dell'Ilva? Come? Ognuno ha la sua visione. Io ho una visione di chiusura, ognuno poi ha la sua visione. No, io non ho una visione, perché io non mi occupo di Ilva o di riconversioni industriali
in senso ampio. Però posso dire che sicuramente la verniciata di verde non basta, e per invece andare in profondità su una riconversione utile all'Europa, oltre che all'Italia, oltre che ai tarantini, occorrerebbe veramente una rivoluzione copernicana, che non si può fare solo con l'idrogeno. L'idrogeno è un primo pezzo, forse importante, che io non vedrei collocato nell'Ilva, io lo vedrei collocato nella realtà tarantina, perché Taranto non è solamente Ilva dal punto di vista industriale, come sappiamo bene. Poi la città stessa merita di essere sede di sperimentazioni serie che vanno verso la decarbonizzazione, e l'idrogeno può aiutare a fare questo. L'idrogeno come un tassello fondamentale, ma pur sempre, lei diceva, un tassello. Quali potrebbero essere gli altri tasselli, diciamo, per un sogno, per una agognata sostenibilità dello stabilimento, ammesso che ciò sia possibile? Appunto, ripeto, io su questo non mi voglio neanche esprimere, perché non so neanche se sia possibile. È sicuramente un problema di riconversione industriale profondo, quindi partendo dalla produzione dell'acciaio e sui metodi di produzione dell'acciaio, probabilmente ci saranno dei sistemi. Sicuramente ci dovrebbe essere un ridimensionamento del volume di produttività. Invece si vuole aumentare. Si vuole aumentare. Probabilmente bisognerebbe andare con una strategia urgente, non significa che la strategia, a me la parola transizione, che va tanto di moda adesso, è uno slogan. Uno slogan, perché la transizione, se non gli dici, non dici quando comincia e quando finisce, può essere una cosa infinita, e quindi può essere addirittura lo status quo invece che la rivoluzione. Bene, l'Ilva è uno di questi esempi. Io, se c'è qualcuno che si vuole esporre a fare un processo transitorio con una data d'inizio, una data finale, con un timing, allora ci faccia vedere le sue proposte. Queste proposte passano però per un ridimensionamento obbligatorio, passa per una risituazione generale ecologica, diciamo così, di impatto, e naturalmente in tutta questa storia ci sta anche bene l'idrogeno. Però l'idrogeno, ripeto, il toccasana, come dire, il guaritore, ecco. L'Ilva sicuramente no, è il toccasana di tante altre cose, se volete, sulla mobilità sostenibile, piuttosto che su industrie più piccole a energivore, cioè a grande consumo di energia, eccetera. Il trasporto navale, non solo quello su terra, ci sono tante situazioni che l'idrogeno può risolvere. Professore, ci ha parlato di questo idrogeno verde, ma vorremmo capirne di più proprio in termini di applicazione concreta nella vita quotidiana di tutti i giorni. Ecco, il discorso rivolto alla Puglia, alla regione Puglia, mostra delle caratteristiche molto, molto positive per una serie di motivazioni, che non è solamente il sole, che ce n'è tanto, e quindi le rinnovabili e quant'altro, anche se rinnovabili, sole e vento sono di fondamentale importanza, perché, come abbiamo detto, l'idrogeno deve essere un idrogeno verde, deve essere un idrogeno senza alcun utilizzo di carbonio. Su questo bisogna essere chiari. Ci sono già oggi delle opportunità per gli usi di questo idrogeno. In particolare, nello studio che abbiamo fatto sulla provincia di Taranto, ad esclusione di Ilva, abbiamo in qualche modo osservato quali sono le opportunità tecnologicamente più pronte per poter raccogliere un certo quantitativo di idrogeno prodotto in una di queste valli dell'idrogeno. E allora ce ne sono essenzialmente due. La prima è quella della mobilità in tutte le sue forme, perché la mobilità pubblica, chiamiamola così, a Taranto è rappresentata dalla gomma, è rappresentata dal ferro, è rappresentata dall'acqua, dal mare, eccetera. E nel nostro studio abbiamo previsto dei finanziamenti anche per i mezzi che utilizzano questo idrogeno, con delle determinate quantità che abbiamo in qualche modo individuato. In particolare faccio riferimento al ferro, perché c'è una linea ferroviaria ancora che funziona a diesel.
Bari-Reggio Calabria che passa per qua, e effettivamente quella potrebbe essere una grandissima opportunità per eliminare il diesel e mettere l'idrogeno. I treni a idrogeno già sono una realtà, quindi quella è un'altra situazione. C'è inoltre, per grandi quantitativi di idrogeno prodotto, la necessità di utilizzarlo in alcune fabbriche. Naturalmente questi usi devono essere in qualche modo organizzati a seconda della fabbrica che mettiamo sotto osservazione. Soprattutto le fabbriche, anche se piccole, che consumano tanta energia, non devono essere per forza grandi, devono essere piccole che consumano energia. In quel caso l'idrogeno può essere un vettore molto significativo. Ultimo, ma non ultimo, ma che vale in un periodo di transizione ben delimitato, è il cosiddetto blending, cioè la produzione di idrogeno e la sua introduzione con quote di miscela sempre più progressivamente più grandi sulle reti del gas. Questo è un processo importante perché noi abbiamo una infrastruttura di gas molto importante in Italia in generale, che non deve essere smantellata visto gli investimenti che abbiamo avuto nel passato. E allora il progressivo aumento dell'idrogeno e la sperimentazione di mettere quote con concentrazioni di idrogeno sempre più grandi rispetto al gas potrebbero essere molto interessanti dal punto di vista dell'affinamento tecnologico per adattare le reti del gas alle reti dell'idrogeno. Non c'è grande lavoro da fare, e quello però è un settore sicuramente importante. Tutto questo nel nostro piano c'è. Ma c'è soprattutto nel nostro piano l'individuazione del numero di posti di lavoro aggiuntivi che questa operazione fa, e soprattutto un programma di formazione serio, perché sull'idrogeno se ne parla troppo a sproposito. Sicuramente le nuove generazioni devono capire che è una grande opportunità e quindi inventarsi anche nuove professioni e nuove occupazioni. Nel campo della cultura, del cinema, come i nostri amici locali ovviamente sanno, abbiamo pensato ad un progetto molto particolare, cioè quello di rendere la nostra banca e tutte le sue filiali in rete ecosostenibile, cioè consumare quello che produciamo, quindi non attingere alle risorse consumabili del paese, ma cercare di consumare quello che produciamo in proprio. Come l'abbiamo fatto? In che maniera? In estrema sintesi, ovviamente. Innanzitutto, ovviamente, con tutto quello che si poteva fare all'interno, cioè escludere quindi le bottiglie di acqua in plastica, avere le stampanti con cartucce che fossero riciclabili, utilizzare soltanto carta riciclata. È appena arrivato, sta per entrare nel Teatro Comunale di Crispiano, il presidente di BCC di San Marzano di San Giuseppe, il dottor Emanuele Di Palma. Un festival della sostenibilità, un tema molto caro a BCC in un'ottica di sviluppo sostenibile, uno sviluppo che ha bisogno del contributo, della partecipazione di tutti, e BCC non solo è una realtà finanziaria, ma è una realtà che interagisce con il territorio. In questo senso il sostegno al Festival della Sostenibilità. Sì, bisogna proprio dire che queste giornate sembrano fatte apposta per comunicare tutto quello che anche noi facciamo a questo proposito nel corso appunto degli anni, specie in quest'ultimo periodo. Quindi parlare di sostenibilità è per noi argomento di tutti i giorni. Come si sa, abbiamo la presenza in tutti gli ambiti in cui è possibile dare una mano al nostro territorio in maniera appunto però che non impatti in un ambiente già molto molto deteriorato. Quindi è proprio questo il motivo per il quale ci vede qui presenti, cercare di dare anche ulteriormente il nostro contributo affinché il nostro territorio sia sempre più un territorio con uno sviluppo però che sia sostenibile.
Ingegner Michele Vinci, presidente del MASMEC, Crispianese DOC, alla luce della sua esperienza, quali strade percorrere per uno sviluppo sostenibile, rispettoso della natura? Crispiano è una realtà rurale, la realtà delle 100 masserie, e molte volte la grande industria ha deturpato il territorio. Lei ha fiducia in uno sviluppo sostenibile? Sì, io ho molta fiducia. Intanto ho apprezzato molto che il sindaco e gli organizzatori hanno messo su una due giorni di eventi sulla sostenibilità. È un qualche cosa di cui ormai dobbiamo abituarci a parlare per sensibilizzare sempre di più le persone, tutti quanti. E quindi il fatto che un comune si metta in gioco per aumentare la sensibilità dei suoi concittadini fa benissimo. L'industria sì, con la rivoluzione industriale si è avuto l'incremento per esempio dell'anidride carbonica, la diffusione dell'anidride carbonica, perché abbiamo bruciato tanti combustibili fossili. Adesso noi dobbiamo cercare, prendendo coscienza di questa situazione, dobbiamo cercare di invertire la tendenza o perlomeno non farla andare oltre, cercare di fermarci a questo punto per far sì che le nuove generazioni possano continuare, diciamo, a vivere e a sperare in una maniera sostenibile. L'onorevole Rosa D'Amato, europarlamentare. La situazione di Taranto purtroppo la conosciamo e la viviamo tutti. Da un lato, come dire, l'iperuranio delle idee di Roma, e dall'altro la realtà assassina che si vive ogni giorno con emissioni sempre peggiori. Le condanne dell'Italia a livello europeo, la progettualità verso altri scenari, verso altri strumenti. Facciamo un po' il strumenti di produzione, proprio modalità assolutamente diverse di produzione, magari ipotesi anche futuribili. Facciamo un po' il punto della situazione. Beh, ci sono sempre in piedi, oltre al processo ambiente svenduto, la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si è già pronunciata e aspetta risposte dal governo che pare non venire. In Parlamento Europeo ci sono due petizioni. Accesso agli atti molte volte negato. Beh, pensa che abbiamo varato proprio la modifica del regolamento, l'aggiornamento del regolamento Aarhus, a cui noi cittadini, io da attivista per prima, ho sempre fatto appello, e quindi ancora una volta anche questo governo è inadempiente. La forza quale deve essere? Quella di tenere alta l'attenzione, ma anche quella di proporre delle alternative. Io non ti parlo di alternative alla produzione dell'acciaio, perché come dicevi bene sono futuribili, e se acciaio deve essere, comunque dovrebbe essere un acciaio prodotto con idrogeno verde, e quindi si parla almeno al 2030 per avere poi una produzione importante che è sostenibile dal punto di vista anche... Lo stesso professor De Santoli diceva che l'idrogeno verde può essere uno strumento, ma parzialmente, non è che risolve in toto la questione ILVA. Col professore abbiamo, in particolare col centro studi Citera dell'Università Sapienza, abbiamo pensato a un parco, a Hydrogen Park, verde naturalmente, ma per dare posti di lavoro fuori dall'ILVA, non per alimentare assolutamente lo stabilimento, e quindi gli autorizzatori, e quindi alta formazione per tutta la filiera delle energie rinnovabili e dell'idrogeno, e quella è soltanto una delle alternative. Con uno studio di fattibilità tecnico-economica, soltanto dall'Hydrogen Park avremmo 5.000 posti di lavoro. Con un calcolo, certo sono simulazioni, ma si parte dagli studi di fattibilità per poi andare a chiedere, con la ZES per esempio ci sono anche delle convenienze per gli imprenditori a venire ad investire al sud, si parla anche di energie rinnovabili, sono altri 9.000 posti di lavoro. Quindi i progetti, si parlava anche oggi in questo evento di progetti, di progettualità ci sono, bisogna trovare, avere la volontà politica a spingerli,
e gli imprenditori, non soltanto prenditori, perché purtroppo questo territorio ha conosciuto più che altro prenditori. Qui a Taranto e in regione oramai è diventato lo slogan nazionale transizione ecologica e decarbonizzazione. Molte volte si fa uso e abuso di questa espressione perché magari serve così a, come dire, a tenere buoni i cittadini davanti alle emissioni sempre più frequenti e devastanti rispetto alle, alle disgrazie sanitarie che stanno colpendo un po' tutti. Ecco, questo discorso della transizione ecologica, della decarbonizzazione, anche qui bisogna andarci molto piano, perché sennò, ripeto, diventa uno slogan e basta. Diventa greenwashing, si dice a Bruxelles, ed è esattamente l'operazione che noi abbiamo denunciato, perché nel PNRR, nel piano di recupero e resilienza, che noi in Italia chiamiamo volgarmente recovery fund, il governo italiano ha chiesto, questo ma anche quello precedente, aveva chiesto 2 miliardi per un greenwashing dello stabilimento. Col mio gruppo parlamentare l'abbiamo denunciato, dettagliando per bene perché questi 2 miliardi non andassero dati, perché si sarebbe continuato ad emettere, a non risolvere la situazione né occupazionale né quella ambientale, quindi, e quindi sanitaria. C'è stato lo stralcio completo di questa parte del PNRR e il governo italiano potrà, se vorrà, fare soltanto un progetto pilota per produrre acciaio e idrogeno verde, quindi da 2 miliardi siamo passati a 400 milioni, ma si tratta di un progetto pilota, quindi di uno studio. Dici bene, decarbonizzazione, perché questo dietro questa parola, decarbonizzare vuol dire... Vuol dire tutto e non vuol dire niente. Letteralmente vuol dire togliere il carbonio, del carbonio, perché se tu dici carbone ci fregano, perché che vuol dire, va bene anche il gas, che sappiamo benissimo avere prezzi adesso altissimi e sono anche da qui a causa anche il rincaro delle nostre bollette. Decarbonizzare vuol dire togliere il carbonio, non vuol dire togliere il carbone e quindi usare il gas come una transizione. Se transizione deve essere energie rinnovabili, vuol dire tagliare i finanziamenti delle fonti fossili che ci sono. Una nota associazione calcola 19 miliardi di regali alle fonti fossili, che sono assolutamente uno schiaffo, no? In faccia a quello, quando uno parla di transizione, ecologica. Doveva anche partecipare l'onorevole Ilaria Fontana, sottosegretario al Ministero per la Transizione Energetica. Per impegni istituzionali non è potuta venire. Ecco il suo videomessaggio. Buonasera a tutti e tutte. Io purtroppo mi scuso tantissimo se non posso essere con voi né fisicamente né da remoto, ma purtroppo impegni istituzionali improvvisi mi hanno impedito di essere con voi. Ringrazio il sindaco, ne approfitto per salutarlo e insieme a lui tutti i presenti per la bellissima iniziativa. La transizione ecologica è un percorso, è un processo. In questi mesi stiamo imparando a declinarla in diversi modi, quindi abbiamo imparato che una transizione energetica, è una transizione ambientale, è una transizione burocratica, culturale, ma necessariamente deve essere una transizione etica. Noi su via Cristoforo Colombo, dove è il Ministero della Transizione, da giugno c'è un orologio enorme attaccato proprio al Ministero, che è l'orologio climatico, e questo orologio climatico purtroppo ci quotidianamente ci dice quanto tempo abbiamo, poco, per cambiare le cose, per cambiare il paradigma in cui noi viviamo. E la transizione è un percorso necessario proprio per questo cambio di paradigma. Noi abbiamo due obiettivi ambiziosi ma necessari. 2030 con l'abbassamento delle emissioni climalteranti del 55% e fino ad arrivare al 2050 con la neutralità climatica. E c'è ancora un importantissimo obiettivo
per il nostro mare, la nostra terra, il nostro suolo, che è proprio dell'aumentare del 30% la biodiversità. Per fare questo è necessaria anche una concretezza, un pragmatismo per affrontare la transizione energetica, ecologica. I cambiamenti climatici, la crisi climatica deve essere trattata in maniera seria, rigorosa, perché è una vera e propria crisi. La settimana scorsa ero alla pre-COP 26 a Milano, in preparazione proprio della COP 26 che ci sarà a novembre, e si è parlato proprio di come affrontare insieme la crisi climatica. C'era anche un bellissimo evento con i nostri giovani, la Youth for Climate, che proprio ci hanno urlato la loro preoccupazione e noi li abbiamo ascoltati. La loro risposta non è stata assolutamente rimasta tra le righe, rimasta a Milano. Ovviamente in questo periodo, ieri e oggi, in Parlamento alla Camera dei Deputati, grazie a Fico e alla Casellati, c'è una c'è proprio la pre-COP 26 però parlamentare, quindi è una necessità da affrontare tutti insieme in maniera istituzionale, in cui tutti noi facciamo la propria parte, a partire dai cittadini, dalle imprese, dalle istituzioni tutte, perché abbiamo tutti una grande necessità e una grande responsabilità, la necessità di fare presto e bene questo percorso evoluzionario, e perché noi abbiamo adesso il PNRR, che è uno strumento potentissimo grazie al quale veramente, veramente si può iniziare a cambiare, e c'è un periodo, un limite, 2021-2026, e in questi anni dobbiamo spendere i più di 200 miliardi che sono arrivati presto e bene. Stanno partendo i primi bandi, anche il Ministero della Transizione Ecologica, sono partiti i primi decreti, sia per quanto riguarda l'economia circolare che per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, la tutela del nostro suolo. Quindi noi ci siamo, il lavoro da fare è tantissimo. Veramente la transizione ecologica necessita di una consapevolezza nella quale una giustizia ambientale va di pari passo con una giustizia economica e una giustizia sociale. Per questo lavoriamo tutti insieme proprio per realizzarla. Io mi scuso ancora tantissimo con l'impegno di quanto prima di venire a trovare il sindaco e tutti voi, e mi metto a vostra completa disposizione per lavorare insieme. Vi auguro buon proseguo e buoni lavori e un buonissimo sabato. Ciao a tutti. L'architetto Angelo Campo, presidente del Centro di Cultura per lo Sviluppo Giuseppe Lazzati. Beh, un territorio, quello di Taranto, che necessariamente deve svoltare in questo senso la battaglia per la sostenibilità. Una battaglia dura, ed è importante che però la sostenibilità non sia soltanto uno slogan, ma passi, come dicevano i latini, per acta concludentia, per fatti e azioni amministrative, governative, tese in quella direzione. Sì, la sostenibilità, intanto la ringrazio per avermi già eletto presidente, in realtà sono un rappresentante seppur qualificato perché faccio parte di un gruppo di ricerca del Centro Lazzati. E, la domanda è molto interessante, chiaramente pertinente. Il percorso verso una sostenibilità è un percorso estremamente complesso, parte dalla comprensione di un territorio. Il territorio deve essere estremamente capace di essere compreso dagli attori, dai protagonisti, oppure anche semplicemente dai fruitori di quel luogo, e in questa maniera è possibile pensare ad una vita sostenibile all'interno di un territorio coeso e un territorio che è possibile utilizzare in maniera, speriamo, futuribile.
Io sono estremamente contento, insomma, di partecipare a questo evento. È stato evento. Anche omaggiato, vediamo, con un premio, questa targa che evidentemente è un riconoscimento alle battaglie, no? All'impegno civico, all'impegno appunto del centro di cultura, di qui la necessità davvero di unire le forze, istituzioni e mondo dell'associazionismo insieme. L'ho già detto al sindaco, la sostenibilità deve essere un qualcosa di partecipato e diffuso nei vari segmenti della società, vuoi il segmento istituzionale, vuoi il segmento, diciamo, associativo della partecipazione popolare. Sì, è esattamente così. Questo processo di comprensione non può prescindere dal coinvolgere. Mi perdoni, è un processo che non può prescindere dal territorio, ha detto nel suo intervento. Esatto, esatto, esattamente così. Quindi gli attori vanno tutti quanti, convergono tutti verso quel processo di conoscenza del territorio. Tutti quanti, e quindi qualsiasi cluster del territorio è fondamentale, che sia istituzione, che sia associazione, che sia singolo individuo, che sia scuola o qualsiasi tipo di istituzione. È fondamentale che ci sia una convergenza ad unum, tutti verso un determinato obiettivo, che poi è quello del vivere insieme, del vivere in maniera solidale e in maniera coerente con il nostro territorio e il nostro ambiente. Siamo con il senatore Mario Turco, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Senatore, la sostenibilità, un sogno che deve diventare realtà. Però notiamo questo, tanti sforzi da parte della base, da parte dei comuni, da parte degli enti locali, però la partita si gioca a Roma. Sì, la partita si è giocata già a Roma, il problema è che abbiamo adesso 216 miliardi da investire sulla sostenibilità, perché rappresenta il principale obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, poi in particolar modo Taranto ha anche un ulteriore diciamo, fondo, che è il fondo della transizione energetica equa. Il problema adesso è che buona parte di queste risorse sono a disposizione dei comuni, di tutti i comuni d'Italia, in particolar modo dei comuni del Meridione. Il problema è che si arriva a questa partita non con tutti quegli strumenti e quei mezzi necessari per poter poi indirizzare in maniera corretta tutta questa mole di investimenti pubblici. Il riferimento ovviamente va all'ex Ilva, vari progetti in cantiere, varie tecniche innovative, futuribili di produzione, magari avveniristiche, però oggi come oggi la situazione è drammatica, perché si continua a produrre nel peggiore dei modi col carbone, con una situazione ambientale e occupazionale che davvero è drammatica. È inaccettabile continuare, diciamo, a utilizzare questa fonte energetica che noi dobbiamo necessariamente anche abbandonare nei prossimi anni, però noi ancora, diciamo, stiamo attendendo quelle risposte da ormai oltre un decennio, sia da parte diciamo, un po' di tutte le istituzioni, ma soprattutto dell'impresa, che oggi è un'impresa pubblica, e che deve dare delle risposte ad un territorio che ha necessità di girare pagina con il carbone e con quei processi produttivi dell'Ottocento. L'ex Premier Conte ha detto in più occasioni lo Stato ci mette la faccia ora, però assistiamo ancora alla dittatura di ArcelorMittal. Questo, diciamo, non è accettabile, anche perché adesso c'è un consiglio di amministrazione rappresentativo dello Stato e noi da quel consiglio di amministrazione dobbiamo attendere e dobbiamo ricevere quelle risposte che attendiamo ormai da un decennio, però oggi è arrivato il momento della svolta, perché abbiamo le risorse, abbiamo lo Stato all'interno che ci mette la faccia. E dopodiché abbiamo un territorio che è assetato di cambiamento e quindi noi dobbiamo, anche noi a livello anche di cittadinanza attiva, dobbiamo richiedere questo cambiamento della fabbrica, questo cambiamento dei processi produttivi, questo cambiamento all'idrogeno, laddove l'idrogeno è utilizzabile. Altrimenti dobbiamo avere il coraggio di cambiare
completamente pagina a livello economico. Anche perché c'è da dire un fatto, quella fabbrica, quello stabilimento strutturalmente è così obsoleto, è un catorcio, passatemi l'espressione, per cui i vari processi o procedimenti di ammodernamento risultano difficili. Noi abbiamo perso tanto tempo, abbiamo perso tante occasioni e sono d'accordo anche con lei che oggi quella fabbrica ha necessità di tante risorse per garantire la sicurezza dei lavoratori. Noi dobbiamo augurarci che non accada nulla. Qui per miracolo non si stanno verificando stragi, ma veramente un giorno sì e l'altro pure. I lavoratori. Il problema è anche, ci dobbiamo augurare che non accada nulla alla cittadinanza. Noi viviamo a Taranto, io vivo a Taranto, lei vive a Taranto, quindi noi dobbiamo accelerare questo processo di riconversione industriale. È chiaro che adesso ci attendiamo ancora di conoscere il piano industriale, lo stiamo aspettando tutti e vogliamo anche comprendere due cose essenziali: innanzitutto il piano ambientale col rispetto categorico di quelle date e dopodiché io insisto molto che prima dell'approvazione del piano industriale i cittadini di Taranto devono conoscere preventivamente l'impatto ambientale e l'impatto sulla salute pubblica. Io personalmente ho presentato ormai da qualche mese una mia proposta, perché se dobbiamo dare senso al tema di oggi sulla sostenibilità, io la sostenibilità la devo misurare preventivamente per verificare poi se il processo produttivo che vado a finanziare è realmente sostenibile oppure stiamo facendo un buco nell'acqua. Alessandro Saracino, assessore all'ambiente del comune di Crispiano, beh, una iniziativa che ha visto protagonista ovviamente per competenza, come dire, per materia, il suo ramo assessorile. Una sfida, quella della sostenibilità, che parte da Crispiano, e questo festival non vuole essere il punto di inizio e il punto di fine, ma il punto di partenza di un lungo percorso. No, assolutamente, è un punto di partenza per costruire insieme alla cittadinanza tutta, sia in forma privata, sia in forma associativa o anche a livello di istituzione, quindi anche con le scuole, quindi appunto di costruire un'agenda locale che nel tempo possa essere il riferimento per le future generazioni, ma soprattutto per le amministrazioni future, per programmare quelle che sono le azioni da mettere in campo a livello locale, perché è vero che la parte politica a livello di governo e di regione o di provincia debbano fare la loro parte, ma anche sul territorio è importante che si porti avanti un'azione locale. Sergio Sisto, il coordinatore, l'organizzatore, il factotum di questi due giorni, certamente un aspetto professionale, un aspetto organizzativo, personaggi di assoluto rilievo, ma anche tanto cuore, perché la battaglia per la sostenibilità è innanzitutto una sfida di coscienza, al di là degli impegni professionali, del lavoro che ognuno di noi ha. Però parliamo di difendere la nostra vita, la vita dei nostri figli. Infatti hai detto bene, quando il sindaco mi ha chiamato per ricoprire questo ruolo, quindi direzione e coordinamento di questi due giorni del Festival della Sostenibilità, più che altro non è stata una scelta dal punto di vista organizzativo, è proprio il tema che mi ha colpito particolarmente e quindi io ho subito accettato, perché diciamo da 20 anni organizzo eventi, spettacolo, cultura, e questo, come ho detto al sindaco stesso, per me è stato un premio. Riconoscimento. È stato un riconoscimento, per me è un premio dopo 20 anni di attività in questo senso con la mia associazione, l'associazione People Agency. Organizzare questo tipo di evento ha dato qualcosa in più sia personalmente che all'associazione stessa. E soprattutto di far parte a questa tematica, solo che lascio parlare la musica, perché di parole se ne sono spese anche tante, oggi ho sentito, e a buon ragione,
Per cui lasciamo parlare la musica. Questo è il primo brano che canteremo e canterò e suoneremo, ha per titolo Heal the World, cioè cura il mondo, ed è un brano di Michael Jackson. E questo Festival della Sostenibilità si conclude con un momento musicale con Mario Rosini e il suo trio. Beh, anche la musica è arte, la musica può dare tanto in termini di messaggi da lanciare per la sostenibilità, per la difesa del territorio, per il nostro futuro. Sì, la musica è anche questo. Hanno fatto tanto, diciamo, per queste tematiche altri artisti più blasonati di me, ma ci piace sempre condividere ogni forma di bene, perché la musica è un bene da restituire a chi ci ascolta. Sì, la musica come messaggio, la musica come preghiera, perché secondo me la musica è un linguaggio divino e non ho dubbi a questo riguardo, per cui sono molto felice di essere qua stasera in questo ambiente così creativo, questa creatività che è venuta fuori anche dall'orchestra live di questi ragazzi eccezionali che io insomma, mi complimento con loro, e poi sono in una città che mi appartiene, essendo mia madre di qua, per cui ho un pezzo di cuore in questa città. Che le sue origini, le radici. Le mie radici sono anche crispianesi, per cui mi sento veramente in parte integrante, senza dubbio. Senza retorica. Senza niente, sono qua perché devo essere qua. Beh, il momento così finale, dobbiamo trarre un po' le conclusioni, tracciare un bilancio di questi due giorni. Sindaco, ora si spengono le luci diciamo del palco, ma le luci, l'attenzione sulla sostenibilità e sulla battaglia per l'ambiente, queste luci devono essere perennemente accese. Tracciamo un bilancio di questi due giorni. Beh, autorevoli personalità, e ho tratto, e con una conclusione così, una sensazione, una volontà di procedere uniti con un fine comune, quello della ecosostenibilità, almeno qui da noi. Poi sui tavoli che contano non sappiamo. Sì, è come dice il motto del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS: è ora di agire, non c'è più tempo. Allora ognuno pensi alle azioni che può fare per rendere il nostro vivere comune più sostenibile. Noi come amministrazione sentiamo tutta questa responsabilità, e questo evento è servito per coinvolgere il più possibile gli attori locali, per lanciare un messaggio e per cominciare un cammino. Io stasera ho lanciato una sfida alla nostra considerando comunità. Anche che è una sfida che parte da un piccolo comune e quindi ha una maggiore rilevanza, un maggiore significato. Sì, se i nostri ragazzi fanno i Friday for Future, tutto il mondo fanno questi scioperi il venerdì per richiamarci alla responsabilità del cambiamento climatico, dico alla nostra generazione, alla classe dirigente del mio comune, noi in generale, è possibile dedicare un venerdì al mese i Friday for Present? Facciamo dei venerdì in cui ci riuniamo e scriviamo insieme l'agenda di azione locale per il comune di Crispiano. Dal primo venerdì del mese di novembre cominceremo questo cammino e sono sicuro che ci sarà una risposta convinta da tutta la nostra comunità. Grazie.